Prima Fila Magazine. Al Teatro Celebrazioni quest'anno Giuseppe Giacopazzi viene con due spettacoli, sì. Quindi esageriamo, abbiamo esagerato. Allora ritorni con Osteria Giacopazzi, sì, insieme a Andrea Vasumi, che è questo, possiamo dire cazzeggio, però cazzeggio, sì, fatto, sì, bene. Ci perché viene bene per caso, vabbè, non è che, però, non è colpa, però, nostra, però viene fatto così. Bene, funziona. Sì, 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 funziona. E poi un nuovo spettacolo, sì. Il Pedone. Il Pedone. Abbiamo deciso di chiudere in un teatro celebrativo con Mille Celebrazioni, al quale io sono affezionatissimo da tanto tempo, per il povero Filippo. Siamo amici, lo prendiamo sempre abitualmente in giro, lui sta allo scherzo ed è una cosa molto positiva secondo me, perché prendersi sul serio fino a un certo punto, però poi un po' di leggerezza non fa male. E veniamo con questo spettacolo che è andato molto bene la prima stagione e ci ha dato veramente tante soddisfazioni. Sono due ore solite ed è un incontro, praticamente è il racconto di un incontro tra amici, paragonata a una scacchiera. Prendendo il pezzo più debole della scacchiera, che è il pedone, perché siamo tutti pedoni fondamentalmente all'inizio del nostro percorso professionale e di vita, e cerchiamo di arrivare in fondo alla scacchiera per vestirci magari meglio. E quindi questo nasce proprio dall'incontro di amici storici dai 17 ai 23 anni, e quindi chiaramente come tutti avevamo sogni ed eravamo in una certa condizione. E vedere come siamo cambiati, come ci siamo evoluti o come siamo regrediti, incontrandoci dopo tanti anni, se siamo riusciti a mantenere fede ai propositi che avevamo, se siamo riusciti a realizzare i sogni che ci eravamo scambiati. Ed è bello, è una cosa carina. È una cosa molto seria, detta così. Sembra serio, ma non è serio, cioè siamo seri. siamo seri. Ma però non posso a questo punto non chiudere con questa domanda. Insomma, a distanza di anni, tu da pedone, che strada hai fatto? Sei arrivato, hai cambiato abito? Oppure. Allora, non ho cambiato abito perché sono rimasto fondamentalmente la stessa persona. Leggera, un po' cialtrona, disordinato, però non avrei mai immaginato di riuscire a convogliare la passione con il lavoro. Faccio fatica ancora a considerarlo un lavoro questo, quindi la considero una grande fortuna, per cui credo di aver realizzato una roba che non avevo neanche pensato lontanamente di poter fare. Grazie. Prego.